Ben ritrovati amici telespettatori a Linea Diretta, parliamo di prevenzione dei tumori della mammella, lo facciamo con il dottor Marco Scrocca dell'Istituto Senologico di Arezzo. Sono venute fuori molte domande interessanti da parte vostra, ma soprattutto anche l'appello da parte del dottore di farci una specie di prevenzione personalizzata, visto che comunque per quanto riguarda quello che offre il Servizio Sanitario Regionale, la prevenzione, lo screening parte più o meno da 50 anni e invece ci sono casi di tumori alla mammella che sono precedenti. Allora ripartiamo da qui con una vostra domanda. Mia figlia, tra poco quarantenne, ha timore di effettuare la mammografia a causa delle radiazioni che rilascia. Quali sono i rischi reali? Allora, le radiazioni ionizzanti ovviamente costituiscono un rischio. Tuttavia bisogna sempre pesare il rischio rispetto al beneficio che se ne trae rispetto a un'indagine che viene svolta. In una donna che non ha nella famiglia un caso di tumore della mammella, uno o più casi di tumore della mammella o di tumore delle ovarie, 40 anni costituisce, diciamo, la porta d'ingresso nel mondo della mammografia. La mammografia con tomosintesi, che è, diciamo, la metodica attualmente più utilizzata e senz'altro più performante, rilascia una dose di radiazioni sostanzialmente uguale a quella che rilasciava una mammografia digitale tradizionale. Bisogna sempre non fossilizzarsi sul concetto del rischio legato alla radiazione, ma parlare un pochino, aprire un po' il proprio orizzonte e pensare a qual è il rischio che io corro facendomi una mammografia, ma quale rischio corro non facendola. È molto molto più facile ammalarsi di un tumore della mammella che subire un problema legato alle radiazioni che io ricevo da una mammografia. È infinitamente più facile ammalarsi di un tumore della mammella. Quindi è sempre meglio farla. Sì. Assolutamente sì. Allora, sono in menopausa da qualche anno, ci chiede una signora. I controlli che devo effettuare sono i medesimi di prima o ci sono ulteriori accortezze da seguire? È sempre opportuno analizzare il caso singolarmente. In questo caso, ricordo sempre che il fattore di rischio principale del tumore della mammella è la familiarità. Quindi distinguiamo sempre due fasce di popolazione: la popolazione femminile a rischio per familiarità e quella non a rischio per familiarità. Qualora non ci siano rischi legati alla familiarità, una mammografia e un'ecografia una volta all'anno costituiscono il gold standard per il controllo. Visto che ha parlato di familiarità, rischio di familiarità, mi è venuto in mente il caso di un'attrice molto nota, Angelina Jolie, che con un gesto di grande coraggio, ma forse anche di saggezza, ha deciso di farsi la duplice mastectomia preventiva perché lei aveva dei precedenti in famiglia. Lei che ne pensa? Allora, ci sono dei test genetici che possono essere svolti, la ricerca di due geni, BRCA1 e BRCA2, nelle donne che hanno casi nella propria famiglia. La presenza di questi geni è indice di alta probabilità di ammalarsi nel corso della propria vita di tumore della mammella. È evidente che la scelta che una donna può fare diventa molto personale. Difficile consigliare a una donna di togliersi entrambi i seni a scopo preventivo. Altrettanto difficile invitare una donna a dire: controllati ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, fai la risonanza una volta ogni 6 mesi, le mammografie una volta ogni 6 mesi, le ecografie. Cioè, si entra in un campo nel quale è molto personale, nel quale è opportuno una stretta collaborazione tra senologo, oncologo, donna, forse anche un supporto psicologico, credo che. Comunque abbiamo avuto questo esempio che l'ha fatto in scioltezza. Sì. Mia nipote ha effettuato la sua prima ecografia mammaria, le è stato detto che ha il seno denso, che cosa significa? Ecco, ne parlavamo poco fa. Sì, sono i seni giovanili, i seni con alta componente ghiandolare, i seni più difficili da studiare in mammografia, che necessitano obbligatoriamente dell'integrazione con l'ecografia. Quando una donna non ha 40 anni ed è clinicamente negativa, l'ecografia è più che sufficiente.
L'ecografia è in grado di distinguere molto bene le lesioni solide dalle lesioni liquide, è in grado molto bene di distinguere... Che cosa intende, scusi, perché qui dobbiamo spiegare. Lesioni solide, lesioni liquide. Allora, nella mammella della donna giovane è abbastanza frequente trovare formazioni cistiche, trovare dei fibroadenomi. Sono tutte lesioni che sono classificabili tra le lesioni benigne, da controllare nel tempo, ma non da sottoporre ad ulteriori accertamenti. È evidente che l'ecografia è anche in grado di definire la necessità di proseguire nell'iter diagnostico. Io molto spesso a donne anche giovani di 30 anni, 25-30 anni, in cui vedo delle lesioni che mi lasciano un minimo dubbio, propongo immediatamente l'ago aspirato, la biopsia e quant'altro. Certo. Perché è diventata una routine, la donna l'accetta molto più volentieri rispetto a qualche anno fa. Quindi ecco, io nella mia pratica quotidiana ne faccio molte di queste cose, senza... la donna l'accetta molto bene. Ecco. Anche perché ha capito che è per la sua salute. Dottore, esistono oggi analisi specifiche o test per verificare il rischio di una donna, che una donna ha di ammalarsi di tumore alla mammella? Questo è un campo nel quale la ricerca sta proprio... si sta rivolgendo in maniera con tante risorse proprio. Ultimamente dei risultati piuttosto incoraggianti li stiamo ottenendo con la ricerca nel sangue delle donne di frammenti di RNA messaggero, che sono delle piccolissime particelle che vengono rilasciate dal tumore anche in fase estremamente precoce, cioè in una fase in cui la clinica è ancora negativa. Quindi anche qui è il solito discorso che dipende molto dai costi, perché sono ricerche al momento che hanno costi molto molto elevati, quindi è abbastanza impensabile proporlo come screening per questo tipo di problema. Io torno a dire che le donne devono sottoporsi ai controlli, perché è quando si sta bene che si può veramente... Certo. Capire come continuare a stare bene. Questo è molto importante. Ecco perché è importante la prevenzione. Questo è importante. La donna che clinicamente non ha nessun problema, non ha nessun segno di malattia, cioè una donna che fa un controllo perché è in età per fare un controllo, una quarantenne, che non ha noduli palpabili, che non ha visto nessun problema allo specchio, che non ha retrazione del capezzolo, che non ha alterazioni della superficie cutanea, quindi una donna che sta bene e che malauguratamente durante un controllo di screening viene a conoscenza di avere una lesione tumorale, ha il 95% di possibilità di guarire a 5 anni. Benissimo, e questo è importantissimo. Allora, dottore, andiamo avanti. Ecco perché qui si entra nel campo del quello che succede dopo essersi operati. Mi sono operata di tumore alla mammella da 3 anni, mi sottopongo regolarmente ai controlli, quali altre accortezze può suggerirmi in ottica di ridurre al minimo il rischio di recidive? Allora, è evidente che la donna che è stata operata di tumore della mammella entra in un percorso guidato dall'oncologo nel quale dovrà sostenere tutta una serie di controlli estremamente precisi, soprattutto temporalmente devono essere molto precisi, cioè non ci devono essere defezioni. No, questo non lo faccio, lo farò. Perché? Perché il rischio di recidiva nei primi 5 anni purtroppo è elevato. Quindi le donne devono sottoporsi ai controlli che l'oncologo di fiducia gli propone, assolutamente. Benissimo. Sono ormai vicina ai 75 anni, è vero che alla mia età il rischio di tumore alla mammella si riduce? Allora, è vero che si riduce, è vero, però non è altrettanto vero che scompare. Quindi si ritorna un pochino al discorso che facevamo all'inizio sullo screening sociale. Le donne da 69 anni in poi continuano ad ammalarsi, quindi è bene che continuino a fare i loro controlli, certo. a prescindere da quello che gli propone... lo screening sociale. È vero, il rischio si riduce ma non scompare. Benissimo.
Ho avuto un bambino da pochi mesi, durante il periodo dell'allattamento si possono fare dei controlli al seno oppure no? Sì, si possono fare dei controlli assolutamente, soprattutto l'ecografia, considerando che il seno ingorgato di latte lascia spesso qualche problema nell'interpretazione di alcuni reperti, tuttavia l'esperienza dell'operatore è in grado di superarli questi dubbi, insomma. Allora, dottore, visto che siamo in chiusura, manca un poco più di un minuto, vediamo di schematizzare, no? Se ho 40 anni e non ho rischi in famiglia, cosa faccio? Se ho 40 anni e non ho rischi in famiglia, faccio una mammografia e un'ecografia una volta all'anno. Se ho 40 anni e ho avuto problemi in famiglia, invece di tipo... Se ha 40 anni e comincia ora, ha sbagliato, doveva cominciare prima. Se invece decide di cominciare adesso, un'ecografia e una mammografia una volta all'anno, e a 6 mesi di distanza un'ecografia, quindi ci deve essere l'ecografia e poi la risonanza magnetica ogni 18-24 mesi. Perché è più accurata? Perché la risonanza magnetica, laddove esiste familiarità, è in grado di percepire lesioni piccolissime che sfuggono ad ambedue le metodiche di cui abbiamo finora parlato. Prevenzione personalizzata. E questo è il trucco per sconfiggere questa malattia, quantomeno per contenerla. Con familiarità può fare anche un'ecografia a 25 anni. Sì, assolutamente. 25 anni, cominciare il termine per cominciare. Un'ecografia una volta all'anno. Autopalpazione, assolutamente. Questo. L'autopalpazione. Non mi stancherò mai. Chi insegna l'autopalpazione ad una donna? Allora, lei consideri che la donna conosce perfettamente il proprio seno. La donna se lo palpa tutti i giorni, sotto la doccia, una crema, il reggiseno da mettere a posto, se lo palpa tutti i giorni. Però è fondamentale che la donna dedichi 3 minuti del proprio tempo, una volta ogni 2 mesi, a questa pratica. Perfetto. Non ci sono altre... Bene, abbiamo capito, donne, prevenzione personalizzata, non abbiate paura, esami, controlli anche sui 25 anni, soprattutto se c'è familiarità. Ringraziamo infinitamente il dottor Marco Scrocca, che è stato così gentile da spiegarci questi argomenti così delicati ma fondamentali per la salute della donna. Ricordo, senologo e anche radiologo all'Istituto Senologico di Arezzo. Grazie infinite, dottore, per essere stati con noi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo, linea diretta il lunedì, il venerdì, dopo il telegiornale delle 14. Nel pomeriggio la trasmissione viene caricata sul nostro canale YouTube e poi ci sono le repliche in chiaro. Grazie in regia a Luca Burzi. Arrivederci.